Abbiamo pensato di aiutarli facendoli esibire il 25 aprile, giornata in cui il pomeriggio dalle 3:30 in cui ci sarà il mercatino dell'antiquariato e ci sarà molta gente e magari i cittadini vorranno dare una mano anche loro ai ragazzi per pagare questa multa che ahimè è dovuta perché hanno suonato all'interno dell'area mercatale e il nostro regolamento e il regolamento comunque delle aree mercatali prevede che questa fattispecie sia da evitare. Sarà un concerto riparatore a chiudere il caso che ha animato l'inizio settimana a Mogliano. Dopo la multa staccata lunedì dai vigili al quartetto Le Corde del Mondo, ensemble di musicisti professionisti che si stava esibendo senza autorizzazione. 400 euro il conto finale, 100 a testa. Dura l'ex sed l'ex con il vice sindaco che se da un lato non può che sostenere l'operato della polizia locale, dall'altro ha incontrato i musicisti e si prepara a portare in consiglio comunale un regolamento ad hoc per gli artisti di strada. La nostra è una città che ha sempre dimostrato vicinanza a musicisti, artisti, per cui dobbiamo aiutarli anche in questo caso. Cercheremo dal punto di vista amministrativo, senza farsi prendere dall'emotività, di vedere se ci sono le possibilità di creare un regolamento ad hoc per gli artisti di strada e per quanti vogliono esibirsi nella nostra città. Caso chiuso anche per i diretti interessati che, ospiti della trasmissione Tutto Mattino, hanno ricordato come la pandemia abbia cambiato pure il loro lavoro. Siamo tutti professionisti, diplomati, suoniamo per strada ogni tanto, sì, per fare pubblicità, specialmente durante questo periodo di Covid era molto faticoso trovare i concerti, gli eventi, quindi anche questo era l'unica possibilità di esibire per noi. Da qui l'appuntamento del 25 aprile proprio a Mogliano, stavolta con autorizzazione. Sarà la mattina. E così possiamo suonare proprio con permesso, con autorizzazione. era molto, molto bello.